Al teatro Il Celebrazioni dal 10 al 12 novembre c'è il ritorno graditissimo, vista anche la richiesta di Lillo e Greg a Bologna, con L'uomo che non capiva troppo, Reloaded. Lillo, parliamo di questo spettacolo. Il Reloaded ci spiega che ci sono delle differenze rispetto a quello che qualcuno come me può aver visto anni fa. Sì, ma ci sono molte differenze, perché c'è una, è come se fosse una saga, diciamo. C'è una prima parte che è grosso modo la stessa storia, un po' rimaneggiata, della prima volta che l'abbiamo messo in scena, e dopo c'è invece la nuova commedia, insomma il nuovo secondo atto, che è tutto completamente nuovo, ecco. Tu sei il protagonista di questo spettacolo, personaggio normale, tranquillo come tutti noi, che all'improvviso scopre tutta una serie di cose intorno a lui che non sono come sembravano. Sì, esatto, esattamente questo, sì. Praticamente un personaggio ordinario che si ritrova in una situazione straordinaria, e questo ovviamente scatena parecchie situazioni comiche, sicuramente, perché è una vecchia regola, insomma, cioè, se metti un uomo che non c'entra niente in un ambiente, insomma, di cui è completamente all'oscuro, che non fa parte assolutamente del suo tenore di vita, questo scatena ovviamente delle situazioni molto divertenti. Ti sei mai sentito nella vita inadeguato in una situazione? Diciamo sì, spessissimo inadeguato, sì, spessissimo. Infatti ho sempre reagito con cose buffe in quei casi, sì. Mi piace molto della vostra comicità, che è una comicità intanto che non è mai volgare, e questo di questi tempi sembra quasi una rarità. E poi voi utilizzate dei meccanismi che in realtà nella storia del teatro e della commedia italiana sono vecchi di secoli, ma che se fatti bene, come fate voi, funzionano e fanno ridere sempre. E questo è un altro pregio, secondo me, del vostro lavoro. Sì, ma i meccanismi comici sono sempre quelli, grosso modo, non cambiano tanto. Quello che cambia è l'ottica, diciamo, l'angolazione da cui vedi queste situazioni, cioè devi cambiare ottica. Quando cambi ottica lo fai diventare originale, ma i meccanismi comici sono sempre molto simili, quelli più validi, quelli che insomma che riescono, ecco. Lillo, l'ultima domanda: tu hai fatto di tutto, cinema, televisione, il fumetto, hai scritto, c'è qualcosa che ti manca, che vorresti fare in generale? Ma no, sono fortunato perché riesco a fare tutto quello che mi va di fare, nel senso, questa è una grande fortuna, è un grande privilegio, e mi reputo veramente fortunato per potermi permettere questo. E forse, ecco, l'unica cosa che mi piacerebbe fare, tentare di fare, anche facendola male magari, perché non è detto che mi venga bene, però magari un giorno fare leggere un film, ecco, però quello mi piacerebbe almeno provarci. Allora, in bocca al lupo anche per questa nuova scommessa. Intanto grazie. Credo. Per la tua disponibilità. L'appuntamento è al Teatro Il Celebrazioni con L'uomo che non capiva troppo, Reloaded, dal 10 al 12 novembre. Grazie Lillo. Grazie a voi.